ragazzi, facciamo lo stesso tipo di allenamento che abbiamo fatto ieri, iniziamo la seconda giornata di reclutamento, quindi cercate di prendere qualcosa in più, perché prima facciamo un po' di è un tipo molto molto diverso di allenamento, ha bisogno di più pratico per arrivare a un livello. Ok, facciamo le file, ragazzi. Era facile, ma non lo so. È iniziato il reclutamento degli Achei Crotone, si è chiusa la stagione in seconda posizione in classifica, esce al primo turno dei playoff. Ora la preparazione del campionato a gennaio. Sì, come ogni anno iniziamo il reclutamento sia per i piccoli Achei, per i giovanottini, che età compresa fra gli 8 e i 15 anni, e per i senior, il senior team, il team maggiore, per avere un vivaio da crescere da oggi fino a gennaio, dati in cui arriveranno i tecnici e oltreoceano, comunque le persone che preparano poi la squadra per il campionato insieme a me, e quest'anno a Umberto Bruno, il nuovo tecnico dell'offensive come offensive coordinator. Quanti ragazzi si sono avvicinati quest'anno a settembre nel reclutamento? Abbiamo effettuato un reclutamento come ogni anno a Città di Mare, lo facciamo sulle spiagge, carino, fruttuoso, molti ragazzi. Abbiamo iniziato lo scorso giornata, che è stata lunedì, e i ragazzi della FLEG hanno risposto subito, abbiamo raggiunto già un numero di 40-50 piccoli giovani Achei, e i ragazzi più grandi naturalmente, è un numero ridotto perché vanno da 10-15-20, che poi la selezione naturale porterà a quegli ottimi giocatori che saranno 4-5, ma noi apriamo le braccia, apriamo lo sport, questo sport che è il tutto americano, lo apriamo a tutti i ragazzi di Crotone. Go Achei. Go Achei. Che tipo di head coach state cercando? Ci siamo rivolti ovviamente al mercato oltreoceano, in America. Abbiamo ricevuto, per dirla tutta, diverse proposte di diversi coach americani che avrebbero piacere sicuramente a raggiungerci. Il nostro è un progetto che parte sicuramente dalla base, il reclutamento punta a nuove figure, persone che si affiancano ai veterani che non hanno mai giocato, quindi ovviamente cerchiamo un allenatore che abbia la capacità di insegnare i fondamenti del football americano e poi ovviamente che abbia un buon playbook, soprattutto offensivo. È stato sicuramente un buon playbook offensivo e anche difensivo posto in essere dal nostro vecchio head coach Tim Bishop. Quindi le doti sono certamente i fondamenti che possono essere insegnati quindi alle nuove reclute, ai rookie, e un buon playbook che quindi ci permetta di essere pronti ed operativi nel campionato e di poter portare a casa il maggior numero di vittorie possibili. Go Achei. Go Achei, sicuramente. È iniziato il reclutamento dei ragazzi per la FLEG degli Achei Crotone. Sì, questo è il secondo giorno, abbiamo avuto un'ottima risposta da parte dei ragazzi. Fortunatamente abbiamo già dei buoni numeri, ma a breve inizieremo a muoverci un pochino di più, andremo nelle scuole, faremo conoscere lo sport, perché il flag football sfortunatamente non è conosciuto come dovrebbe, però qui abbiamo uno zoccolo duro di giocatori dove danno sempre ottime prestazioni durante i campionati e siamo fortunatamente stati sempre competitivi. Quanti ragazzi vi sono nella flag attualmente? Attualmente abbiamo una rosa di 20-25 ragazzi, poi speriamo di incrementare sempre il numero, perché essendo che affronteremo più campionati, un under 13, un under 15 che abbiamo deciso nella dirigenza di mandare avanti, maggiore il numero e migliore sarà il risultato poi a fine campionato. Go Achei. Forza Achei sempre.